Siamo a Venezia? Oh yeah! Freni a fischio! La tua montagna! Ma sta Venezia, dove sei? Venezia! Venezia bella! Abbiamo infranto i limiti di velocità in centro urbano qui, 60 all'ora. Siamo arrivati nel raccordo per la Val Sugana. Come sembra di andare? Benissimo, sono 40 km di cui bene, vediamo. E ora vediamo anche il meteo, un po' nuvoloso, ma ormai il dado è tratto e l'avventura è partita. E via! E intanto usciamo dalla regione Trentino e vai 42 km dalla partenza. E si va che si va! ~240 No dai, di la verità, 76 dalla partenza e sono le 14 più o meno. Bene dai, dai che i 100 forse li chiudiamo. Ok, andiamo in cerca di un panino, qualcosa. Ecco la grande pausa pranzo. Vinello. Il posto è molto carino, molto carino. Guarda, è proprio il segno del destino, i colori della Baviera. Che bello che mangiare. Si riparte 82. Si riparte.
pioggia. Quale pioggia? Oh, inizia a sgoccicchiare in mezzo alle melete. Com'è? Che importa se pedalando si va. Ah. Eccoci arrivati a Caldonazzo. Caldonazzo e il suo bel lago, 89 chilometri, sta procedendo tutto alla grande. E si va, si punta a Trento. E da gonfiare anche le gomme, sai. Via Crucis. Abbiamo finito le bestemmie. Una ciclopedonale, forse ciclopedonale. E Trento conquistato. Ma da qua non prende tanto. Ed eccoci, finalmente abbiamo trovato uno spot molto molto bello. Piovigina, ma va molto molto bene. Prende? Sì, c'è il segnale, tutto bene, grazie. Va bene, buonasera, grazie. E la cena su. È buio. Che buono. Giorno 2, siamo in partenza. Ma come mai non si fa più niente? Il meteo così, ma si va anche bene. Ultimo livello di compressione. Spingi. Belli carichi. Carichi di energia o carichi di peso? Direzione Bolzano e poi non si sa. A dopo. Meletti e via direzione Bolzano.
Sì. La nostra dimora di questa sera, non so se si vede, non lo vedo io. Ah, il castello lì. Dormiamo lì, castello lì, dopo sole 900 euro a notte. Via. Bene, abbiamo trovato un altro posto per la tenda. Vai. È l'hotellino. Ciao, è la reception. Arrivati anche a Bolzano. Questa è stata ex ferrovia. Ok. Va. Anche col sole piove. Municipio. Ed ecco l'hotel di questa sera. Molto bene, visto che piove, ha smesso, ma visto il costo dei campeggi, bene. Non prendere fuoco.
Las Magique. Ta-da! Dun, 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 dun. Ta-da! Quello di ieri! Salamino! Ah, non si vede! Senza pane! Ecco qui! Telefono. Zuppa di fagioli! Ci finalmente arrivati, zona più o meno un po' prima di Bressanone. Questa è la nostra suite. Sacco a pelo doppio matrimoniale, cioè abbiamo unito i due sacchi a pelo in modo tale da sopra un tavolo sotto i due thermarest. Questa è la baracca. Buongiorno! Buongiorno! Abbiamo dormito bene? Buongiorno! Sto quasi rimpiangendo. Soluzione abitativa e prezzo di quella volta che abbiamo dormito dentro la botte in Svizzera. Per 65 euro là. E soprattutto famuccia. Vediamo qui. Meteo. Solita merda. Dobbiaco Bressanone adesso. Ma qua sarà la sì. Ci vedo tutti. Bressanone, puntiamo a Vettiteno e poi in teoria al Brennero. Adesso sarà tutta salita. Già. Questo viaggio tutto bene, freschissimo, adoro le salite, soprattutto quando sta per finire la batteria. Sole a catinelle anche oggi. No, meglio. E sempre autostrada o ferrovia. This is Germany! Ah no, siamo qui in Italia, ma ormai è come essere già in Austria da un pezzo. Andiamo! Andiamo a visitare anche il forte!
Andiamo, andiamo con l'autostrada più veloce delle macchine. Oh, biscia! È beccata? Ufficialmente ci siamo. Fortezza raggiunta. Si va a caccia di VIP, no? Alloggi nostri. Belli, belli. Come va? Benissimo, sempre bene. Ottimo. Dove stiamo andando? In Francia? No. Vipiteno, la città dello yogurt. Ecco la nostra Deutsch, la nostra Deutsch a Vipiteno. Siamo arrivati finalmente dopo una salita estenuante. Eccoci qua, Italia, eccola lì, il ceppo, andiamo a vedere il ceppo, l'antico ceppo, cippo del Brennero. E qui siamo al confine, esattamente questo punto. Un piede in Italia, piede in Austria. La discesa del Brennero, inizia la discesa del Brennero, aiuto! Sempre dritta, sicuro.